cambiamento climatico è una minaccia, è un fenomeno globale che impatta su tutte le attività dell'uomo. Da qui al 2030 quasi un terzo della popolazione mondiale non avrà accesso all'acqua e di conseguenza ci saranno delle crisi internazionali, ci saranno delle discontinuità a livello internazionale che sono all'attenzione degli apparati di difesa e sicurezza. Aumento delle temperature medie globali, piogge sempre più intense o periodi di siccità prolungati, innalzamento dei livelli del mare. Su tutto questo si intrecciano le sfide geopolitiche del futuro al centro di un incontro organizzato a Roma dal CESMA, il Centro Studi Militari Aerospaziali. L'impatto che il cambiamento climatico può portare agli strumenti e alle strategie di difesa e di sicurezza del Paese e non solo, delle alleanze e del mondo intero. Le faccio solo un esempio, controlliamo anche lo stato del sole, quanto le radiazioni solari incidono sulle comunicazioni, determinate condizioni incidono sulle comunicazioni e sugli effetti che i satelliti hanno dall'irraggiamento solare. La conoscenza di questo fenomeno può portare sicuramente a dare una risposta anche sul perché certe volte noi non riusciamo magari a comunicare. Se andiamo a livello più operativo, più tattico, pensiamo al surriscaldamento di tutti gli equipaggiamenti, di tutti i materiali, di tutte le apparecchiature che noi utilizziamo nei teatri operativi, che saranno oggetto, avranno l'esigenza di essere sostituiti, di essere mantenuti in patria, sul territorio nazionale, avremo più difficoltà a svolgere attività addestrativa perché magari i poligoni sono resi inutilizzabili a seguito di eventi avversi. Tanto più sensibili in un contesto come quello mediterraneo, giudicato dagli esperti in sala un punto critico per il riscaldamento, salito in Italia del doppio in un secolo rispetto alla media globale e su cui occorre intervenire, guardando anche alle ulteriori sfide del futuro. Noi cerchiamo di coinvolgere possibilmente i giovani con l'università e altri aspetti, perché sono loro il nostro futuro. Adesso stiamo pensando allo spazio, quindi è l'aeronautica che ci va, perché il nostro ambiente ormai abbiamo superato la linea di Kármán oltre 100 km e continueremo così. Il dominio aerospazio è quello tecnologicamente più avanzato, è importantissimo per chi vuole gestire questo dominio averne competenza. E quindi bisogna approfondire le tematiche in maniera multidisciplinare per poter arrivare a sfruttare al meglio questo fantastico spazio che ci sta sopra la testa e per ovviamente l'aeronautica militare per garantire la sicurezza dei cittadini che ci vivono sotto.